L'operazione di oggi è la prima attività investigativa condotta dall'Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura Europea e conclusasi con l'emissione di provvedimenti cautelari personali. Dall'estate del 2021 l'Arma ha investito rilevanti risorse nello specifico settore, istituendo numerose sezioni PPO su tutto il territorio nazionale. Queste sezioni, che svolgono attività delegate dai procuratori europei, costituiscono un qualificato strumento per contrastare le condotte illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.